Ehi, ciao, non ti avevo proprio visto. Come sapete, sempre più persone stanno utilizzando i social, soprattutto in questo periodo, e sempre più adulti e depensanti scrivono post inutili. Sì, perché i social si stanno invadendo di cose inutili, cose che tu quando leggi hai voglia di prendere quella persona e di ammazzarla. Sto scherzando, ovviamente. E quindi cosa ho deciso di fare quest'oggi? Di farmi del male, anzi di farvi anche del male, di leggere questi post e commenti di persone depensanti. E preparatevi a qualcosa di inaudito. Iniziamo con il primo post. Questo post parla ovviamente del Papa. Coronavirus, il Papa non si affaccerà per l'Angelus, ma sarà solo in diretta video. Sentite questo Johnny cosa scrive. Infame! Dio stava in mezzo ai malati e morire per Dio normalmente. Andare nel regno dei cieli. Top grammatica. Portare dove c'è sofferenza la sua parola invece che fa? Fa la diretta video. Ma va fango. Federica risponde. Grande. A che Johnny è davvero un infame, appunto. Neanche Madre Teresa temeva di essere contagiata. Lui non si è mai inginocchiato dinanzi alla Madonna, lo sapevi? Lui è l'anticristo. Addirittura il Papa è l'anticristo. Bravo, mamma mia. Altro che 92 minuti di applausi. Perché sto leggendo ste cose? Ecco a cosa mi riferivo per depensanti. E non avete visto niente. La prossima è il top. Credo sia un tipo, un boomer. Una cosa strana, ma forse significativa. Ma come mai sono le capitali a essere più colpite? Le grandi metropoli? Italia, Milano. Spagna, Madrid. USA, New York. Avete trovato l'errore in questa frase? 1. Questo virus non colpisce solo le grandi capitali. 2. La capitale dell'Italia non è Milano. Ma l'ha studiata la geografia a sto tipo? Da quando in qua Milano è capitale d'Italia? Quando? Ha riscritto un pezzo di storia. Tutti i libri hanno sbagliato finora. Non è Roma, è Milano. Avete sbagliato, avete studiato cagate finora. La prossima volta fa qualche ricerca prima di scrivere ste cagate. Prossimo. Oh, una mammina. Sentite bene questa cosa scrive. Buonasera, ragazze. Scusatemi, vi volevo informare. Chi ha, senza H, messo la candela nel profilo è un rito satanico. Ma che... Top grammatica, ovviamente. Con questi 3000 punti che non servono a una minchia. Se volete sconfiggere il coronavirus, pregate. Intensamente. Con la preghiera si può sconfiggere il male. Grazie. E scusate ancora. Chi è che ha messo questa candela poi come immagine del profilo? Solo i boomer potevano fare questo. Poi rito satanico, mamma mia. Cosa si fumano questi durante il giorno? Annalisa poi risponde. Davvero? Se è così la tolgo subito. No, 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 c'è veramente sta gente che pensa così, veramente. Togliete il telefono a queste persone. Prima che vado io casa per casa, prendo i telefoni di queste persone, computer, qualsiasi cosa che hanno, e li butto dalla finestra. Perché non posso leggere queste cagate. Nel 2020. Non siamo nel Medioevo. Ma andiamo avanti. Oh, leggiamo quest'altro bellissimo post. Quindi con la C, fatemi capire. L'unica regione italiana che non ha contagi è la Corsica? Mi sembra strano. Beati loro. Un altro che non ha studiato la geografia. Come lo facciamo a capire a questo che la Corsica non è italiana ma è francese? Come lo spieghiamo? Cioè non è che solo perché sta nell'area dell'Italia vuol dire che è italiana. No, eh? Non la sa questa cosa? Cioè la Corsica è italiana. Bravo, bravo, eh? 10 punti a Grifondoro. Top frase da Depe. E c'è gente che ci ha messo like a questo post. Dove siamo arrivati? E questa è l'Italia. Poi dicono che siamo noi giovani depensanti che pensiamo solo a cavolate. Non ho parole, raga. Mi sto cringiando in una maniera assurda. Ma andiamo avanti. Leggiamo quest'altro bellissimo post. Meno decessi dopo la preghiera del Papa. Grazie a Dio. Cioè no, no. Questa gente pensa che la preghiera salva il mondo. Non esistono medici che si fanno il culo la mattina alla sera. Grande, grande. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie. Ma vai a quel paese. Sti boomer. Sti boomer. Andiamo al prossimo post. Ma io non capisco una cosa. Se la mucchina uccide il Covid-19, ma come mai non hanno fatto un vaccino a base di ammuchina? Ditemi voi cosa ne pensate. Potremmo proporlo al comitato scientifico. Ditemi che non sta scherzando questo. Oddio.
Oh mio Dio, veramente, cioè questo pensa che devono fare il vaccino a base di ammuchina. Non sa che dentro il corpo può succedere qualsiasi altra cosa con ammuchina, eh? Non sa che sono sostanze chimiche. No, eh? Non lo sa lui. A sto punto, se con i vaccini ci saremmo fatti, perché non l'abbiamo fatto? Perché sono i poteri forti che non vogliono. Secondo me, se questo qua va a proporre ciò al comitato scientifico, lo prendono e lo buttano a calcio in culo. O proprio non lo aprono. Cosa sto leggendo io? Ma arriviamo all'ultimo post di oggi, pubblicato nel gruppo di Radio Italia, non si sa il motivo. Invece di pubblicare musica o robe inerenti alla radio, pubblicano robe da depensanti. È pieno di boomer. Sentite questo genio, non so se sia maschio o femmina, ma vabbè. A maggio battezzo mio figlio, ma non ho senza H ancora deciso se sarà un battesimo religioso in comune. Cosa mi consigliate? Cioè no, adesso esiste il battesimo in comune. Viene il sindaco a battezzarti. Grande, questa persona non ha nemmeno studiato la religione. Eh sì, è logico, come esiste il matrimonio in comune, esiste anche il battesimo in comune. Che non lo sapevate voi, no, eh? Non lo sapevate. È uscito a giusto 2 minuti fa sta notizia. Non lo sapevo nemmeno io. Se ami tuo figlio, battezzalo in chiesa. Il battesimo lo ha istituito Dio, non il comune o altri. Ma vi siete messi d'accordo? Cioè, avete un neurone in comune che gira sulla vostra mente? Condividete quel neurone tutti e due. Grande, grande. Perché esiste questa gente, mi chiedo? Toglieteli il telefono, ste persone. Fatelo. Ok, dopo questa carrellata di post di boomer, direi di chiudere qua sto video prima che mi sento male. Spero che in qualche modo vi sia piaciuto. Se si lascia un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram che è importante, ve lo spammo, e anche su altri social, ovviamente, link in descrizione. E niente, noi ci vediamo alla prossima. E vado a farmi una dose di ammuchina che fa bene.